settimana, è la festa del papà! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, tra meno di una settimana è la festa del papà e nessuno di voi mi ha avvisato, per fortuna che me lo sono ricordato. E allora spostiamoci velocemente sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa regalare al nostro papà. Quest'anno un regalo utile e quasi quasi tecnologico. Andiamo di là e vediamo cos'è. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro amplificatore per iPhone per la festa del papà. Io dico per iPhone perché lo faccio sul mio che è un iPhone, ma voi potete adattarlo a qualunque tipo di cellulare, quindi basta allargare o rimpicciolire la fessura di immissione del telefonino, appunto. Un tagliabalza, poi una colla, io userò l'attaccatutto, un rotolino di carta igienica, le nostre perline da stirare, le nostre Amabiz. Noi useremo per questo lavoro le Amabiz originali, prese, mandatemi dal sito perline da stirare una vita fa, oramai forse più di un anno fa, ve le ho recensite, ve ne ho parlato, vi allego le schede informative, i video relativi ai lavoretti che ci ho fatto e comunque vi allego anche tutti i video relativi a questo tipo di perline. Io vi lascio qua sotto nel box informazioni il riferimento del sito perline da stirare. Adesso cominciamo subito e mi occorreranno dei tappetini. Mi servirebbe un tappetino rettangolare, io invece uso questo fighissimo sempre che mi hanno spedito quelli di perline da stirare. Questo è veramente bello perché è un tappetino proprio Amabiz e soprattutto è il tappetino che si incastra e che può diventare enorme, cioè può diventare veramente veramente grande e si possono quindi fare tantissimi lavoretti. Di questo, ad onor del vero, avendo usato sia tappetini Amabiz che tappetini di qualità inferiori come quelli per esempio che vengono venduti all'IKEA, posso dirvi che questo è molto buono perché la plastica non si deforma, mentre di quello dell'IKEA, ad onor del vero, devo dire che ho tutte le puntine schiacciate man mano che vado a stirare col ferro. Questo mantiene la forma, che è una meraviglia. E i chiodini sono anche più alti e quindi non scappa nessun tipo di perlina. Mentre questo è un tappetino tondo che avevo io, di quelli appunto dell'IKEA. Come potete vedere, guardate la differenza di altezza dei chiodini, è notevole. E anche la plastica è molto meno resistente di questa. Quindi se volete investire, fare una spesa maggiore, ma poi maggiore relativamente, ma avere un prodotto che vi duri veramente veramente a lungo, io vi suggerisco questi piuttosto che quelli dell'IKEA. Se invece li usate così sporadicamente, giusto per fare un lavoretto ogni mille mila mai, e allora insomma accontentatevi di quello che trovate vicino casa. Poi ci servirà della carta forno e ovviamente il ferro da stiro, che non sto qui a farvi vedere. Cominciamo subito. Io userò perline nere, perline grigie e perline di un altro colore. Quello che mi era piaciuto moltissimo delle mie Amabiz era proprio la divisione per colori, mi veniva molto semplice prendere le perline direttamente dal sacchettino monocolore scocciatura, che invece comunque la Amabiz le vende anche così multicolor, che sono da una parte molto comode perché ovviamente ci sono tutti i colori, ma dall'altra parte veramente una scocciatura perché ogni volta bisogna andare a pescare il colore che ci serve. Per prendere le misure, in pratica io farò un tappetino con cui rivestirò il mio rotolino. Ora, per prendere le misure, cosa ho fatto? Ho preso un altro rotolino, l'ho aperto e ho visto quante perline mi occorrevano per creare appunto tutto il mio la lunghezza, tutto il tappetino grande quanto un rotolino. Quindi andrò dalla seconda e dalla terza linea alla terza linea di quello successivo. Vedete quanto è comodo avere un tappetino allungabile. In più io lo farò più lungo e lascerò tre chiodini liberi di qua e tre chiodini liberi anche dall'altra parte e inserisco la mia prima fila di perline. Farò tutto il contorno nero. Ok,
Il rotolino a un certo punto dovrà avere un'apertura per far alloggiare all'interno il cellulare. E allora io voglio capire sin da subito quanto largo dovrà essere e dove alloggiare questa fessura. Allora, da qui a qui l'apertura. Ok, prendo le misure. Io devo stare al di là di questi amabiz per creare la mia fessura, quindi 1, 2, 3, e magari li metto anche un po' più centrali perché non voglio che stia proprio, li metto qua, 1, 2, 3 e 4, perché poi il rotolino verrà chiuso e io la parte tutta intera la lascerò sopra, la parte congiunta la metterò appunto sotto il rotolino, no? Proviamo se ci va. Perché non deve stare neanche tanto largo, se no poi scivola, deve stare proprio incastrato dentro. Adesso qua dentro posso montare qualsiasi tipo di fantasia, tutto quello che mi viene in mente e che mi va di fare. Insomma, io rimarrò molto sul techno. Di riepilogo. Allora, ho montato su un rettangolo fatto da 31 amabiz per 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, allora 31 amabiz per 23 amabiz. Poi alla quarta linea ho fatto un'altra verticale, così come alla quarta dall'altra parte, e quindi qui in mezzo, dove voglio, non è uno spazio indicativamente in mezzo, ho tirato due linee orizzontali che si distanzino 3 pioli vuoti tra di loro. Nella linea che si era così creata sto formando delle zone quadrate alternando, mettendo 2 amabiz al centro ogni 4 pioli, quindi 4 li lascio liberi e 2 li occupo, e continuo su tutto come ho fatto già da questo lato. Entrano in campo i grigi che staranno al di qua e al di là di ogni striscetta nera, quindi sopra e sotto ogni striscetta nera mettiamo i grigi. E adesso è arrivato il momento di scegliere l'altro colore, anche trasparenti, però per dare una nota colore userò questo azzurro ottanio. Arrivati a questo punto con il nostro aiutante, dobbiamo semplicemente stirare questo tappetino. Proteggo con carta forno. Ok. E adesso siamo pronti per stirare. Si va! Stira, 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 stira. E adesso togliamo la carta forno. Che carino! E scolliamo dal tappetino. No, che caldo. Wow, non si rompe però. E mettiamoli in piano. Mamma, non si rompe. Sinceramente, io non amo molto questa parte qui. Mi piace che rimanga così definita, che il tappetino rimanga comunque così definito. Però, siccome gli voglio dare retta e voglio stirare leggermente anche l'altra parte, lo farò appena appena, in modo che gli amabiz non perdano la forma, ma che si uniscano gli uni agli altri. Arrivati a questo punto, prendo il mio rotolino a cui ho praticato la simpatica scassatura e arrotolo velocemente, accompagnatelo veramente molto molto velocemente e fate in modo che rimanga ben appiccicato al rotolino di carta. Casomai aiutatevi con degli elastici prima di appiccicarlo definitivamente, visto che è troppo caldo. Taglio, viene meglio così alla fine, tutta questa parte e tutta questa parte, quindi non c'è bisogno di fare la scassatura prima. E voi direte: Ombretta, perché l'hai fatta? Perché io le provo con voi le cose, metto l'attaccatutto
su tutti i bordi, inserisco e stringo e faccio aderire qui attorno alla fessura, principio, e poi ovviamente anche sul retro. Ok, messo ad asciugare il corpo centrale, dobbiamo creare le griglie laterali, cioè io non voglio lasciare chiuso, non voglio lasciare aperto l'amplificatore, voglio che di lato abbia una sorta di tappo che simuli un pochettino le griglie degli amplificatori, degli stereo. Di questi dobbiamo farne due, cerchio, cerchio, striscia e mezzo e quattro punti di raccordo a croce, in modo che non si stacchino i vari pezzi. Fatti i due laterali, adesso dobbiamo fare i piedini che sorreggono questo amplificatore, diciamo così. Adesso dobbiamo fare i piedini del nostro amplificatore e li faremo con dei quadratini. Quindi un quadratino da 3 amabiz per lato, un altro quadratino da 2 amabiz per lato e alla fine io stirerò anche un rettangolino con semplicemente 2 amabiz, così. Quindi, adesso tutti i pezzi sono pronti per essere assemblati. Procediamo. Con un puntino di colla assemblo i piedini. Quindi uno sopra l'altro e voilà, e anche l'ultimo sopra, così. L'ultimo lo metto obliquo, quindi uno sopra l'altro e l'ultimo obliquo. Ok, siamo pronti per assemblare gli ultimi pezzi. La pistola a caldo è pronta, io metterò della colla soltanto, guardate, qui nei giunti di congiunzione. E andrò quindi ad incollare ben bene. E adesso attacchiamo anche i piedini. Proviamo! Yeah, funziona! È utile, un'idea tecno carinissima, utile soprattutto, è una di quelle cose inaspettate che papà, siccome è un po' tecnologica ma anche un po' no, piacerà sicuramente. E allora, tutti col cellulare o con l'iPod ad ascoltare musica con i nostri mini amplificatori da tavolo. E allora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao e auguri a tutti papà. iPhone o qualsiasi altro telefonino, io sono sicura che i vostri papà rimarranno wow a bocca aperta. Se vi piace regalatemi un bel pollice in su stereofonico e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Auguri quindi a tutti i papà di Arte per Te e non solo, e noi ci vediamo sempre sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori e Una Cappa, e vi aspetto sempre tutti anche sulla pagina Facebook di Arte per Te. Vi allego qui sotto il link nel box informazioni. Ombretta e Arte per Te è tutto, ciao e arrivederci al prossimo video. Auguri a tutti i papà.